domenica, web spettatori. La protesta contro la riforma della scuola non si ferma. Da venerdì 10 ad oggi, domenica 12 luglio, un gruppo di docenti in sciopero della fame sta manifestando nei pressi del Quirinale per chiedere al presidente Mattarella di non mettere la firma alla riforma appena varata dal Parlamento. Questi docenti invitano tutti i cittadini a sostenere la loro lotta, raggiungendoli in via 24 maggio, angolo via Mazzarino. Inoltre, gli scioperanti suggeriscono di inviare da tutta Italia cartoline al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la richiesta di non firmare la buona scuola. Vi saluto e passo la linea a Giuseppina Gagliardo per le altre news. Buongiorno da Gilda News. Settimana calda questa e non soltanto per le condizioni meteo. Alla luce dei risultati delle elezioni in Grecia, si può dire che il popolo greco ha vinto con il no in Europa. In Italia il no degli insegnanti ha perso. Infatti il punto focale della settimana è stata l'ennesima mobilitazione di tutti i sindacati, lavoratori e studenti uniti contro il DDL Scuola. Martedì 7 luglio alle ore 16 in piazza Montecitorio, in una Roma calda e afosa, centinaia di persone si sono riunite davanti alla Camera per opporsi all'approvazione di una legge ritenuta dannosa per la scuola. Oltre i maggiori leader sindacali, numerosi parlamentari sono scesi in piazza ad appoggiare i manifestanti. Come era prevedibile però, il giorno 8 luglio la Camera approva la legge. Manca solo la firma del Capo dello Stato Mattarella, al quale i docenti si affidano affinché non firmi la legge definita anticostituzionale. Il Premier Renzi intanto festeggia il successo ottenuto affermando: l'obiettivo è raggiunto anche se non importa come. Chiaro che a settembre, come afferma il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti Rino Di Meglio, l'inizio dell'anno scolastico si prevede tumultuoso, come pare sarà anche la procedura per le assunzioni in ruolo che avverrà a Scaglioni. Nelle ultime ore intanto si registra anche un'accesa polemica tra l'Associazione dei Docenti e quella dei Presidi. Nell'Associazione Italiana Docenti si parla di provvedimento indegno che ha messo davanti a tutto la figura del Preside, mentre l'Associazione Nazionale Presidi accoglie a braccia aperte una legge positiva che la scuola aspettava da anni. Comunque i docenti non sono disposti a subire la mala scuola di Renzi e sono pronti a ripartire con la lotta nelle scuole e nelle piazze italiane al grido di: la sovranità culturale deve vincere su quella economica.